fino a domani le giornate di primavera del FAI, tanti castelli e tesori architettonici visitabili anche in Piemonte, ce ne parla Elisabetta Terigi. 123 i luoghi del FAI del Piemonte a porte aperte fino a domani. Le visite sono a cura dei volontari, tra loro tanti giovani come gli studenti del liceo D'Azeglio di Torino. Per questi due giorni alla palazzina ottocentesca di Via Fanti, di proprietà degli aristocratici Maffei di Boglio prima e dei borghesi Marone e Cinzano poi, adesso centro congressi dell'Unione Industriale. Tu da torinese conoscevi la sua esistenza? No, non la conoscevo e infatti penso che questa sia una delle cose più belle di queste giornate di primavera FAI, che permettono di aprire monumenti che altrimenti anche noi torinesi che viviamo qui tutti i giorni non conosceremmo. È la prima volta che queste stanze che sul retro affacciano su uno splendido giardino all'inglese aprono al grande pubblico. Eugenio, dove ci troviamo? Ci troviamo nel salottino cinese della palazzina Marone Cinzano, che è testimonianza di quel gusto per le cineserie molto diffuso in tutto il Settecento ed è anche un po', se vogliamo, un modo per legarsi al tema di quest'anno del ponte tra le culture. I luoghi del FAI sono aperti anche domani dalle 10 alle 18. Per trovarli basta consultare il sito www.fondoambiente.it. Per scoprire invece i tesori sparsi in tutta Italia, sempre domani dalle 8.30 su Rai 3, lo speciale curato dalla nostra redazione con collegamenti e servizi da tutte le regioni.